Il mio viaggio nelle Filippine è terminato con un'avventura in barca tra isole remote e deserte. Mi sento un po' sola. Dopo 2 mesi in cui viaggio da sola, da domani inizierò a viaggiare in compagnia con il mio migliore amico Edu. Sarà sicuramente diverso da quello che ho vissuto finora, ma anche una nuova avventura. Ciao Filippine! Sono arrivata a Bangkok! Primo pranzo a Bangkok, è veramente molto piccante. La prima cosa che ho notato, essendo passata dalle Filippine alla Thailandia, il cibo. Veramente si può scegliere tra 1000 opzioni. Poi in generale sono contenta di aver cambiato paese. Non vedo l'ora di esplorare Bangkok, che mi sembra una città interessantissima. E non vedo l'ora di mangiare un sacco di roba. È arrivata finalmente. Benvenuto in Thailandia! Presentati! Sono Edu. Perché parli italiano, Edu? Grazie a un caro amico mio che si chiama Ruggero. No, ma come? Tutto merito mio. Edu è stato il mio coinquilino a Barcellona per 2 anni. Prima era quello che mi prestava il caricatore per il telefono ogni giorno all'università. Poi è diventato il mio coinquilino e poi la mia famiglia. Vero? Yes! E così, con il mio nuovo compagno di viaggio, iniziamo l'avventura in Thailandia esplorando le meraviglie di Bangkok. Siamo arrivati al primo tempio della giornata, Golden Mount. Il Golden Mount, noto anche come Wat Saket, è un affascinante tempio buddista che si erge su una collina artificiale, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città. Inoltre, ci si può immergere nell'atmosfera spirituale del luogo con i suoni dei monaci che recitano le preghiere e il profumo dell'incenso che pervade l'aria. Durante le festività buddiste, il Golden Mount diventa un centro di attività religiose e celebrazioni, con i devoti che salgono la collina per rendere omaggio alle reliquie sacre presenti nel tempio. How is it called? Kalipa. Okay. Dopo uno snack al volo, ci siamo diretti verso il Grand Palace, un imponente complesso palaziale situato nel cuore della città, noto per la sua maestosità e bellezza architettonica. Costruito nel 1782, è stato per molti anni la residenza ufficiale dei re di Thailandia e rappresenta ancora oggi un importante simbolo della monarchia thailandese. All'interno delle sue porte si trovano numerosi edifici e templi sfarzosamente decorati, ognuno con la propria storia e significato. Siamo arrivati al Grand Palace e ora stiamo visitando l'Emerald Temple. Siamo appena stati dentro il tempio principale dell'Emerald Palace, veramente incredibile. Purtroppo non si possono fare foto e video. Nella parte più alta del trono c'era questo Buddha tutto in smeraldo. Ha 3 tipi di vestiti, uno per l'inverno, uno per l'estate e uno per la stagione delle piogge. Il re in persona ogni quadrimestre direi viene a cambiarli il vestito. I muri sono pintati e... I muri sono pintati. Si vede tipo il cielo buddista e l'inferno buddista e la terra, e nell'altro si vede Buddha come trascende la umanità e la reincarnazione. Wow! Buddha reclinato, veramente impressionante. Non sapevamo che era qui in questo edificio, quindi quando siamo entrati abbiamo visto questo Buddha enorme, questo bagliore di luce, perché poi è tutto d'oro, è tutto ricoperto d'oro. È veramente impressionante. Edu si è fissato e deve suonare il timpano. Go for it, Edu! Buono! My favorite! Cosa si mangia? Sana chicca. Khao San Road. Un posto che si mangia benissimo, super economico e veloce. Dopo una giornata piena e soddisfacente, abbiamo visitato una delle strade più famose di Bangkok per un'ultima passeggiata, Khao San Road. Stiamo andando, stiamo per prendere il battello col trasporto pubblico per andare a Chinatown a mangiare un sacco di roba. Come è nata Chinatown? La capitale era Ayutthaya. I birmani sono arrivati, l'hanno distrutta e quindi la capitale di Thailandia si è dovuto trasferire a Thoburi, che è qui al canto, e dopo Bangkok. E hanno dovuto tipo costruire una capitale un po' da zero e allora hanno portato tutta questa mano d'opera economica che sono i cinesi. Per aiutare a costruire tutto. A una certa un re ha deciso che c'eravano troppi cinesi e quindi li ha messo tutti nel reale decreto, in un barrio specifico, e è diventato Chinatown. Siamo arrivati a Chinatown.
la parte più affollata della città, famosa per lo street food e la grande varietà. Famosa cibo per cosa, che hai detto? Si possa provare. Per il street club? Street food! Perché mi rovini sempre tutto? Avevo capito, famosa per il street club. Per il street club. No. Non la sapevo sta cosa. Lo street food, quaglia. Ah, in catalano guaglia. Ah, c'è tipo lo salsiccio. Ah! Haba, 10. Salsiccia. Vai. Secondo proviamo questo che è con la capritura di uova di quaglia. Però non è un sapore molto forte. No, l'altro mi piaceva di più. Vediamo il terzo. Con la crema pasticcera. Questo deve essere il mio preferito. Sono già piena. Andiamo, a mangiare. Perdendoci tra le strade di Chinatown, abbiamo passato la mattinata alla ricerca dei migliori stand di street food del quartiere, assaggiando alcuni dei piatti più disparati. Abbiamo pagato 6 euro in due, quindi 3 euro a testa. Anche troppo cibo. Era anche troppo cibo. Nel pomeriggio ci siamo spostati verso un'altra zona della città. Lumpini! Lumpini! Lumpini Park! Lumpini Park! Ok! Oh yeah! Ok! Lumpini Park! Il Lumpini Park è un'oasi verde nel cuore di Bangkok, famoso per la presenza delle iguane, che si possono avvistare lungo i sentieri e nelle aree verdi. Dopo 3 giornate di esplorazione senza sosta, era arrivato il momento di lasciare Bangkok. Stiamo andando verso la stazione dei treni di Bangkok per andare alla scoperta del nord della Thailandia.